Questo video è un esperimento, ne ho fatto soltanto un altro con il green screen, in quello ho detto un sacco di idiozie, quindi cerchiamo di farne uno serio, che ne dite? Perché questo video quindi è, come ho detto, un esperimento personale ma anche un'occasione particolare. Ieri è uscito un nuovo servizio in mondo dei videogiochi, uno che aspettavo da un pochino in effetti, ovvero Uplay Plus di Ubisoft. Di che cosa si tratta? Si tratta di un servizio in abbonamento di Ubisoft, molto simile all'Origin Access, anzi praticamente uguale all'Origin Access, che ti permette di avere Accesso alla intera libreria di Ubisoft. Ammesso che sia riuscito a pubblicare questo video in tempo, questo servizio è disponibile da ieri, quindi molto recente. E per questo primo mese, dal 3 al 30 settembre, potete provarlo gratuitamente per vedere se fa per voi. E passato questo primo mese, o super giù, il costo sarà poi di $14,99. Ora, questo servizio consiste semplicemente nel darvi accesso a una libreria di giochi? In effetti sì! però ci sono comunque un po' di cose da dire a riguardo. La libreria di giochi disponibili su Uplay Plus è in effetti piuttosto vasta e comprende al lancio più di 100 giochi. La lista è disponibile sul sito se volete controllare gioco per gioco. Virtualmente questa lista, questa libreria comprende praticamente tutto quello che abbia mai fatto Ubisoft. Più o meno, e promettono però di aggiungere anche nei mesi successivi sempre altri giochi mese per mese. Ma già da ora potete sicuramente avere accesso ai titoli più conosciuti come Assassin's Creed Odyssey, The Division 2, Far Cry 5 e tanti tanti altri. Insomma, le saghe più famose, quelle ci sono. Al day One. Per quanto riguarda i giochi futuri, anche quelli saranno disponibili quando usciranno nei mesi successivi direttamente al Day One. Ma in realtà è meglio di così, e questa è una delle mie caratteristiche preferite del servizio. In realtà, per tutti i nuovi giochi disponibili su UPlay Plus, quindi virtualmente tutti di Ubisoft avrete accesso ai giochi tre giorni prima del Day One ufficiale. A quanto pare, davvero si applica a tutti i giochi in uscita senza esclusioni. Capite che per uno che ha un canale come me. E normalmente non ha la possibilità di avere accesso anticipato alle copie dei giochi, questa è ovviamente una gran cosa. Ma immagino lo sia anche per chi aspetta un certo titolo con una certa impazienza. Inoltre, attenti bene: tutte le beta saranno disponibili con Uplay. Plus. Tutti i giochi che offriranno una beta prima del lancio le troverete automaticamente su Uplay Plus. Per esempio Ghost Recon Breakpoint che ancora deve uscire ma ha una beta attiva tra pochissimo. Certo questo potrebbe sembrare un modo per avere dei beta tester gratuitamente e da certi punti di vista è certamente così. Però è comunque una cosa carina da avere a disposizione, se voi volete la fate, se intendete contribuire anche al, al gioco magari mandando allo sviluppatore qualche... Messaggio per un bug riscontrato, cosa del genere. Se volete partecipare alla beta in maniera attiva o anche semplicemente per provare il gioco prima del lancio, per un titolo che magari state aspettando, beh questo è un um, qualcosa di gradito credo. Gradito magari anche per chi ha un canale e ama avere la possibilità di avere accesso prima a certi giochi e non, non sto parlando di me. No, no, no. A questo punto qualcuno potrebbe pensare ok, io però questo gioco volevo comprarlo per me in versione collector, premium, gold, quello che è. E come faccio a sapere quale versione in realtà poi è inclusa nello Uplay Plus? È una buona idea verificarlo sempre, ma in linea di massima Sembrerebbe che tutte le versioni dei giochi inclusi siano le più premium possibili. Le più premium possibili. Vabbè, comunque avete capito. Dovrebbero essere incluse le versioni più fighe, più costose, tra virgolette, a disposizione per quanto riguarda quel gioco. L'abbonamento ovviamente può essere disdetto in qualsiasi momento senza pagare nessun tipo di penale, rallentamento, interruzione del servizio o cose del genere. Il servizio rimarrà attivo fino alla fine del mese che avete pagato. Sembra tutto estremamente figo, vero? E per quanto mi riguarda, in effetti lo è. è ve l'avevo detto, è un servizio che stavo in realtà aspettando. Ma ci sono comunque un pochettino di cose da dire. Ecco la prima cosa brutta, ve la dico subito: è solo per PC. Lo so, lo so, lo so ragazzi, è, è brutto per chi ha una console. Questa cosa che magari voleva avere accesso al servizio e invece non può, però sostanzialmente. Per la natura di questi servizi, io credo che arriverà una versione console nel futuro, ok? Per Origin Access è stato così, credo sarà così anche per questo. Per il resto, sappiate però che quando uscirà Google Stadia, inizierà a essere disponibile, credo dal 2020 in realtà. Eh, sì, Uplay Plus su Google Stadia ci sarà, non proprio al lancio, ma quasi. E voi direte, sti cazzi! Eh... eh e però che faccio? Non ve lo dico? Sì, è incluso con Google Stadia intorno al 2020. Prendetela per quello che è. Inoltre, e questo è importante, il primo mese è gratuito, come abbiamo detto, ma dovete comunque inserire i dati di una carta valida. Una carta valida per creare l'account che sia funzionante, ok? E se l'abbonamento poi il primo ottobre non lo disdici, ti verrà addebitato il costo del mese successivo. Oltre a questo, ci sarà un addebito virtuale, credo, di un euro. Attenzione, questo tenetelo a mente eh, perché in realtà ha sorpreso anche me che l'ho già attivato il servizio. C'è un euro da pagare. Ora, io non ho capito se è virtuale, nel senso che l'addebito realmente non ti arriva, ti arriva solo la notifica di addebito, che è sostanzialmente una cosa tecnica? Oppure ti tolgono veramente un euro ma te lo restituiscono? Non lo so, ragazzi. Comunque sia, ovviamente non penso che sia il problema di un euro. In caso considerate nella peggiore delle ipotesi che questo periodo di prova costerà un euro. Non credo che sia un problema per nessuno, però ecco. È bene che lo sappiate, è bene che sappiate che esiste questa cosa, quindi dovete avere una carta attiva, funzionante e con almeno un euro e qualcosa in, uh, a disposizione perché se no non potete attivare il servizio neanche per il periodo di prova. In ogni caso, comunque, al termine di questo periodo di prova, o giù di lì, insomma, l'ultimo periodo, vi dovrebbe arrivare una notifica, insomma, una comunicazione dicendo ok, il periodo di prova sta per scadere e decidi se cancellarlo oppure rinnovarlo. A meno che non abbiate già disdetto l'abbonamento prima della fine del. Del mese, cioè prima del 30 settembre. E è una cosa che in realtà vi consiglio di fare se volete solo ed esclusivamente avere il periodo di prova e non siete minimamente interessati a rinnovare a ottobre. Allora a questo punto attivate e disdicete subito dopo. Tanto comunque l'abbonamento resta attivo fino al 30 settembre. Sappiatelo però. Io credo che sia tutto per New Plus. In conclusione, conviene questo abbonamento? È una cosa bella? È una cosa brutta? È una cosa inutile? Ragazzi, la realtà è che solo voi potete rispondere a questa domanda. Fate i vostri conti. Eh, quanti giochi di Ubisoft giocate o pensate di giocare nell'immediato futuro? Eh, vi interessano? Quanti vi interessano di questi giochi? Quanti vorreste provare? Avete l'accesso a tutto, quindi potete giocare a tutto quello che volete. Quanti realmente ne, ne giocherete? Intendete giocarne uno solo per tanto tempo? Vi sta bene perdere l'accesso a questi giochi una volta finiti, una volta finito l'abbonamento? Sono tutte cose da considerare ragazzi ed è un conto che potete fare soltanto voi. Per quanto mi riguarda conviene di brutto, ma io sono un caso particolare. Quindi questo è tutto ragazzi, fatemi sapere qui nei commenti che cosa pensate di questo servizio, se per voi è una cosa bella, se intendete attivarlo, se intendete provarlo e già che ci siete fatemi anche sapere come avete trovato questo video, ok? Perché come vi ho detto è un'esperienza. Detto questo, ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile. Ci becchiamo alla prossima!